stata una sorpresa anche per me, perché fino a un giorno prima del trasferimento io non sapevo di nessun interesse, stavo bene in Piacenza, però appena è arrivata la proposta chiamata dal direttore non ci ho pensato due volte, perché Pisa è una piazza importante. Piacenza sì, eravamo secondi in classifica, però 5.000 persone, 6.000 persone allo stadio è diverso che 2.000. Poi ti ricordavi che hai quel ponte di No, poi in Toscana sono sempre stato bene, quindi ti torno volentieri, no, però come hanno detto anche gli altri, Pisa è una piazza a cui non puoi dirti no sicuramente. C'è già stata qualche possibilità per venire a Pisa in passato, te l'hai già richiesto? Ma se non mi ricordo male, no, sinceramente, no, non c'era mai stato niente. Tu sei venuto a Piacenza prima di venire qua e mi pare 8 complessivamente l'hai fatto a Ponte d'Era. Sì, a 8 fino a gennaio, dopo sono andato a Piacenza, altri 6 e quest'anno. Ma io senti la scusa, negli ultimi 4 anni per 3 volte hai cambiato squadra a gennaio, non ti vuole nessuno. non lo so, nessuno mai. No, beh, l'anno scorso la Ponte d'Era mi ha chiamato Piacenza, anche lì non potevo dirmi no, sinceramente. Ero a... No, a Piacenza ho fatto l'anno. No, proprio a Piacenza ho fatto l'anno intero. Sì. A Reggiana, perché volevo mandar via, però sono tornato a casa al Albino Leffe. Semplicemente era quello. Detta proprio così. Parlare era quello. Tu così anni hai giocato nell'Albino Leffe? Sì, ho fatto il settore giovanile. Ho esordito prima squadra e sì, ho fatto almeno 10 anni lì. Dopo, sono stato lì... Ho fatto un po' di Serie B, ma non tantissima, poi sono andato in giro a giocare, poi sono tornato quando ero in Serie C. Moscardelli, Marconi, Masucci, insomma, ti ho visto riparto, la concorrenza del Nero Azzurro è ampia e importante. No, io dico sempre che non ho paura di nessuno, certo, gente come Moscardelli, Masucci e Marconi sono di primissima fascia in Serie C, però io sono venuto per dare una mano in più a questa squadra che secondo me può puntare a star lì. Cerchiamo di... Puntare a star lì vuol dire fare le prime tre? So, ci proviamo, noi vogliamo fare sempre del nostro meglio. Dopo il campo ce lo dirà. È difficile sentire un giocatore che dice vuole fare peggio, no, certo, sempre nel vostro certo. Questo è fuori di dubbio, però noi vogliamo cercare di... di cui si parlava prima, a volte in questa piazza ci sono, insomma. Sì, una piazza esigente, però noi daremo sempre, ma vuole anche molto. Noi daremo sempre il massimo per questa maglia, sicuramente. Comunque, al di là del fatto che era una buona media realizzativa, però non sei proprio una vera prima punta, perché abbiamo visto anche qui, no, la partita. E sei uno che sbaglia molto e che gioca molto anche per gli altri. Sì, diciamo che non sono la classica prima punta. A me piace svariare, stare dentro al gioco. Non sono un attaccante che sta là davanti, o magari mi piace anche fare sportellate, così almeno mi faccio sentire, perché ti fa perdonare il gol. Il gol è andata. Diciamo di sì, infatti tra una settimana lo ritroveremo, quindi lo riparo contro di loro.